28 febbraio 1993. Agenti federali tentano di entrare nella sede della setta dei Branch Davidians a Waco, in Texas, con un mandato di arresto per il leader della setta, David Koresh, accusato di detenzione illegale di armi. L'irruzione provoca uno scontro a fuoco in cui perdono la vita 4 agenti e 6 membri della setta. Comincia un assedio che durerà 2 mesi e si concluderà in tragedia quando gli agenti federali tenteranno nuovamente di fare il loro ingresso nella proprietà lanciando gas lacrimogeni. Alla fine del raid, il 19 aprile, si conteranno 80 vittime fra i seguaci di Koresh, la maggior parte delle quali morte nell'incendio scoppiato dopo l'assalto dei federali.